Sì, sono Novax, perché il virus va lasciato stare e si estinguerà da solo, come già successo con la spagnola o con la peste nera. Certo, nel frattempo potrebbero morire milioni di persone, se va bene. Però almeno mi libererei di quel vicino di merda che mi continua a buttare la polvere sui ciclamini. Ti odio. Sì, sono Novax, perché tanto il vaccino non copre al 100%, potrei contagiarmi comunque. E con la stessa logica infatti non ho studiato, perché tanto mi avrebbero potuto bocciare lo stesso, quindi perché rischiare di perdere tempo se non sono sicuro di passare l'anno? Sì, sono Novax, perché voglio essere libero di scegliere per me stesso. E per altri 60 milioni di sfigati che si beccano volenti o nolenti la mia scelta, visto che non siamo in dittatura sanitaria. Sì, sono Novax, perché sono contro la dittatura sanitaria. Ah, scusami, cacchio, non... No, tranquillo, tranquillo, non siamo Novax, non serve essere coerenti. Sicuro? Sennò chiedo di cancellare, eh? No. Tranquillo. Sì, sono Novax, perché sono contro la dittatura sanitaria e non smetterò mai di urlarlo a tutte le manifestazioni cui posso liberamente accedere ogni weekend nella mia città e nelle altre. Sì, sono Novax, perché non tollero la presenza di metalli pesanti, feti, grafene, lacrime d'angeli e adrenocromo nei vaccini. Che non so bene cosa siano, però... Allora, gli ingredienti non si possono sapere, e se si possono sapere sono chiaramente falsi. E a me, se mi dicono che ci sono, a me non va bene che ci siano, ecco. Guarda, io la carbonara solo col guanciale, eh. Non parlatemi di pancetta, vai, mi incazzo. Sì, sono Novax. Perché le case farmaceutiche sono delle multinazionali. E le multinazionali ci controllano, e sono il male. E l'ho scoperto googlando tramite il mio iPhone e scrivendolo su Facebook, quindi è affidabile come informazione. Sì, sono Novax, perché non è possibile che dopo un anno abbiano già prodotto i vaccini per quello che è letteralmente il nemico pubblico numero uno e quello su cui si è concentrata tutta l'attenzione pubblica nell'ultimo anno, mentre io non sono riuscito manco a finire Final Fantasy X. Dove sei, Jack? Cos'è Sin? Sì, sono Novax, perché non c'ho manco 30 anni e a me non mi tocca. Beccatevi questo, vecchio di merda. Sì, sono Novax perché ho paura. E ci sta! È normale avere paura di ciò che non si conosce. Il vaccino non è né acqua fresca né l'elisir di tutti i mali. Ma non lasciamo che la paura ci faccia vedere dei mostri dove in realtà c'è soltanto la nostra ombra. Il mondo non è nostro nemico. Non c'è ragione di credere che ci sia una cospirazione gigantesca che trama alle nostre spalle. E se ci fosse, non saremmo certo noi a scoprirlo. Non sopravvalutiamoci, impariamo a conoscere i nostri limiti e a fidarci di chi è esperto della materia, che di sicuro non è onnisciente, ma che ne sa qualcosa in più di noi e di quei pochi ciarlatani presenti in rete. Gli eroi che lottano contro il male, lasciamoli ai film. Noi accontentiamoci della banale realtà e delle soluzioni più ovvie. Raga, non mi sarei mai ricordato tutto sto discorso a memoria.